Dio è buono. Amen. E allora vi do un'altra buona notizia: la sua bontà dura in eterno. Amen. Amen. Stasera parleremo di un fratello e una sorella che sono vissuti qualche anno prima di noi. Lui si chiama Adamo e lei Eva. Vogliamo leggere in Genesi, capitolo 2, cominciando dal verso 7. Genesi 2 verso 7 Allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un'anima vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad est e vi pose l'uomo che aveva formato, e l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Continuiamo dal verso 15. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Continuiamo ancora dal verso 22. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. E il verso 25 infine dice: E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. È una visione molto chiara questa della creazione, tutti conosciamo. Noi sappiamo che Dio, il creatore del cielo e della terra, Colui che aveva formato ogni cosa, il cielo, la terra e tutto ciò che la terra conteneva, Colui che aveva creato tutti gli animali, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni animale della terra, infine. Formò l'uomo. Quest'uomo che fu formato dal nulla, dice la Scrittura, lo formò dalla polvere della terra, ma a cui Dio diede ogni cosa. Nel verso 26, Dio aveva detto: Formiamo l'uomo e lo formiamo a nostra immagine e somiglianza. Meraviglioso. Un Dio che forma una sua creatura a sua immagine e somiglianza. Questo è meraviglioso. Un Dio che Consegna all'uomo ogni cosa che aveva creato, gli dà il dominio su ogni animale. Ogni cosa era buona sia a vedersi che nel gusto, perché Dio, come un padre amorevole, non desiderava soltanto il benessere dell'uomo, ma voleva anche il suo piacere. Non bastò questo. Vedendo che l'uomo era solo, gli formò anche un aiuto conveniente, dice la scrittura, ossia la donna. E l'uomo e la donna vivevano in questo paradiso terrestre, nell'Eden, in assoluta purezza davanti a Dio. Dio camminava con loro, essi erano in continua comunione con Lui, erano in continua relazione con Lui e questo per l'uomo doveva essere necessariamente tutto quello che Lui aveva di bisogno. Però c'era una condizione. Dio sì. ha formato l'uomo dandogli ogni cosa, ma... C'era una, sol una, una sola condizione, tu vedi, o oh Adamo, ogni, ogni, ogni cosa è buona per te e tu puoi mangiare di ogni cosa, puoi vedere ogni cosa, puoi prendere ogni cosa, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai per certo morirai. Un'unica condizione era posta all'uomo: egli poteva avere ogni cosa, ma non poteva mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Perché non poteva mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male? Perché egli non, non aveva esattamente distinto cosa, finora cosa era il bene e cosa era il male. I suoi occhi erano puri perché il suo cuore era puro. Dio camminava con Adamo, viveva in perfetta comunione con lui e questo doveva essere sufficiente. Ma evidentemente per l'uomo questo non, non fu sufficiente. Perché? Perché l'uomo era libero di scegliere. Dice la scrittura che l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Un'anima, un'anima dove risiedono sentimenti, emozioni, una mente libera. L'uomo era in grado di intendere e di volere, come potremmo dire in termini di oggi. Egli poteva scegliere di ubbidire o di non obbedire Una sola condizione: cosa era bene per l'uomo? Era bene non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Cos'era male per l'uomo? Era male mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi l'uomo decise in maniera spontanea di disubbidire a Dio, e questo, a causa della sua scelta, fece subentrare nel mondo la morte, il dolore, la malattia. Ma grazie a Dio perché? Perché Dio attraverso il sacrificio del suo figliolo Gesù Cristo, e questa è la buona notizia, ha neutralizzato tutte queste cose. L'uomo ha scelto deliberatamente di disubbidire a Dio e questo fratelli, non credo che Dio rimase sorpreso da questa scelta dell'uomo. Perché Egli è onnisciente, Egli conosce ogni cosa, Egli è l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Lui conosce i nostri pensieri ancora prima che essi si formino. Quindi non rimase sbalordito quando vide che l'uomo gli disubbidì. Ma c'era in Dio un progetto meraviglioso, il progetto del Suo figliuolo Gesù Cristo. Come dice Paola ai Colossesi, noi sappiamo che ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lui e in vista di Lui. Noi sappiamo che Gesù è venuto in terra a, sal a salvare l'uomo peccatore, non l'uomo giusto, l'uomo che si autogiustifica, ma l'uomo peccatore. La scelta di Adamo non colse di sorpresa a Dio, perché Dio aveva un programma ambizioso per l'uomo. Dio voleva dare il suo unigenito figliuolo affinché, come dice la scrittura, chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Questo è quello che il Signore desiderava fare per l'uomo, un uomo che aveva deliberatamente deciso di disubbidire alla parola di Dio. Dio nel suo amore manda il suo unigenito figliuolo affinché, affinché chiunque pone la sua fiducia in Lui, attraverso quel sacrificio, non muoia ma abbia la vita eterna. Il dolore, la malattia, la morte sono subentrati col peccato, ma Dio l'ha neutralizzata attraverso il suo figliolo Cristo Gesù. Il dolore entrò col peccato, ma noi sappiamo che Gesù fu l'uomo dei dolori. Egli divenne dolore per noi, prese il nostro posto, quella croce che doveva aspettare a ognuno di noi. Egli si sacrificò la sua vita al posto nostro. La morte venne attraverso il peccato, ma egli fu ubbidiente fino alla morte, dice Isaia, come una pecora muta davanti a colui che lo dosa, non aprì la sua bocca, ma fu condannato al macello, dice la scrittura questo per amore tuo e mio. E noi stasera gli vogliamo dire grazie Signore perché Tu hai fatto ogni cosa per noi. Grazie per il tuo sacrificio perché senza di esso noi non saremmo qui riuniti. Il nostro scopo è soltanto quello di glorificare il nome del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù e del suo Padre Celeste e del nostro Padre Celeste. Gloria al Signore. Adamo, come dice Paolo ai Corinzi, il primo, il primo Adamo divenne anima vivente. Ma l'ultimo Adamo è spirito vivificante, gloria a Dio. Egli è uno spirito che dà vita non soltanto per se stesso, perché noi sappiamo che egli dopo la morte al terzo giorno risuscitò, ma egli è ancora potente a dare la vita a tutti coloro che si affidano a lui con un cuore puro, con un cuore umile. Con un cuore consacrato a Lui, e questo è questo quello che il Signore vuole fare delle nostre vite. Egli ci vuole portare di valore in valore, di gloria in gloria, affinché noi vediamo la Sua gloria attraverso quel sacrificio prezioso alle anime nostre. Gloria al Signore. E dicevo che non è una... noi compiamo una scelta, e mi piace leggere anche in 1 Samuele, capitolo 8, dal verso 6, perché trovo molte similitudini fra la scelta di Adamo e la scelta del popolo di Israele, quando si ostinò a chiedere un Re a Samuele. Il popolo di Israele non si accontentò del Re dei Re, il Re con la R maiuscola, ma decise di avere un piccolo Re, un Re con una, con una R minuscola. Leggiamo dal verso 6. Ma la cosa dispiacque a Samuele, perché avevano detto «Dacci un Re che ci governi». Perciò Samuele pregò l'Eterno e l'Eterno disse a Samuele ascolta la voce del popolo in tutto ciò che ti dice, poiché essi non hanno rigettato te ma hanno rigettato me perché io non regni su di loro. Si comportano con te come hanno sempre fatto dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, mi hanno abbandonato per servire de altri dei. Ora dunque ascolta la loro richiesta ma avvertili solennemente e dichiara loro i diritti del re che regnerà su di loro. Un popolo di collo duro, fratelli. Ma anche noi a volte siamo un popolo di collo duro. Quando noi conosciamo la perfetta volontà di Dio, come la conosciamo la perfetta volontà di Dio? Attraverso la sua parola. Noi conosciamo la sua parola, conosciamo la sua volontà, ma a volte per scelte sbagliate ci allontaniamo dalla sua volontà. E continuando dice, così Samuele riferì tutte le parole dell'Eterno al popolo che gli domandava un re e disse, questi saranno i diritti del re che regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e farli i suoi cavalieri e perché non corrono davanti ai suoi carri, per farli capitani di migliaia e capitani di cinquantine, per metterli ad arare i suoi campi, a mietere la sua messa, a fabbricare le sue armi da guerra e gli attrezzi dei suoi carri. Ma qui forse il popolo continuava a dire noi vogliamo un re. Prenderà le vostre figlie per farne profumiere, cuoche e fornaie, prenderà i vostri campi, le vostre vigne, i vostri uliveti, i migliori che avete, per darli ai suoi servi. E il popolo forse diceva, non ci interessa, noi vogliamo un re. Prenderà la decima delle vostre sementi e delle vostre vigne per darle ai suoi unughe e ai suoi servi. Prenderà i vostri servi e le vostre serve, i vostri giovani migliori e i vostri asini per usarli nei suoi lavori. Prenderà anche la decima delle vostre offerte, delle vostre greggi e voi sarete i suoi schiavi ma noi vogliamo un re, diceva il popolo. Allora in quel giorno griderete a motivo del re che avete scelto per voi, ma l'Eterno non vi risponderà. Ciò nonostante, il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse, no, avremo un re sopra di noi, un popolo dal collo duro, così saremo anche noi come tutte le nazioni, il nostro re ci governerà, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutte le parole del popolo e le riferì all'Eterno. Io credo che L'Eterno si dispiacque molto, come si dispiacque quando Adamo decise di disubbidirgli volontariamente, pur conoscendo che l'uomo è peccatore, ovviamente, questo crea un dolore nel cuore di Dio. E noi, dai suoi figli, come Suoi figli, non dobbiamo e non desideriamo dispiacerlo in nessuna cosa. Noi conosciamo la sua parola, conosciamo la sua volontà per noi e noi dobbiamo desiderare con tutto il cuore di fare la sua volontà, perché a volte anche noi ci ostiniamo, pur conosciamo, io credo che qui non ci volesse una mente molto spirituale per capire che forse Samuele aveva ragione. Anche una mente razionale avrebbe capito che... Un re avrebbe portato disastri al popolo di Israele, perché? Perché Dio aveva avvertito, Dio ci avverte sempre attraverso la Sua parola che gli errori che noi facciamo portano distruzione nella nostra vita, perché? Perché il peccato crea separazione da Dio e noi non desideriamo vivere lontani dalla presenza di Dio. La nostra volontà deve essere quella di vivere continuamente in piena comunione col nostro Dio. Se noi lo amiamo con tutto il nostro cuore, non possiamo vivere lontani da Lui. I miei figli mi amano e vogliono stare più tempo possibile con me: è una cosa naturale, è, è l'amore. Se noi amiamo il nostro Dio, perché a volte ci ostiniamo ad essere disubbidienti? Non possiamo vivere separati dal Suo amore: il Suo amore non si allontana da noi, ma il peccato crea separazione fra noi e Dio perché Dio non può vivere insieme al peccato. Egli è un Dio misericordioso, ma nel momento in cui noi volontariamente pecchiamo, creiamo separazione da Dio, grazie a Dio per quel sacrificio di Cristo che ci avvicina a Lui un'altra volta. Perché, pensavo questo e voglio mettere enfasi su questo concetto, quindi noi decidiamo volontariamente se ubbidire al Signore, Egli ci lascia libertà di scelta, ma la scelta nostra di essere... Fedeli a Lui non è una scelta di perfezione. A volte pensavo questo, che molti, anche fra, nel popolo di Dio, fra, molti fratelli o molte sorelle, vogliono dare l'impressione di una vita perfetta, come se essere figli di Dio in qualche modo ci fa diventare perfetti. No, perché l'Apostolo Paolo dice che noi siamo sempre tentati dal peccato. Il peccato, dice, dice lo scrittore agli ebrei, il peccato che così facilmente ci avvolge. L'Apostolo Paolo diceva nella sua lettera ai Romani, oh povero uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo mortale? A volte quello che non voglio fare è, è quello che faccio e quello che invece che dovrei fare non lo faccio. Ma questa era, era la parte carnale di Paolo che parlava. Perché? Perché lo stesso Paolo poi poteva dire... Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi, noi ovviamente abbiamo un'anima, ma quest'anima la dobbiamo sottomettere al nostro spirito. Se noi permettiamo allo spirito di Dio di lavorare la nostra vita, la nostra mente, le nostre emozioni, le nostre idee, i nostri convincimenti saranno sottomessi allo spirito di Dio, e dove c'è spirito, abbiamo cantato, c'è libertà. C'è pace, attraverso il suo spirito noi abbiamo ogni cosa e questo deve essere il nostro desiderio: quello di assoggettare la nostra anima al nostro spirito. Egli ci ha formato trini come lui è trino, corpo, anima e spirito, affinché il nostro spirito abbia il predominio sulla nostra anima e sul nostro corpo. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, la nostra anima è sottomessa al nostro spirito e tutte e tre insieme danno gloria a colui che regna in eterno gloria al suo nome. E pensavo questo che essere cristiani nel 2014, forse qualcuno può pensare che è difficile. Qualcuno dice che oggi il mondo corre troppo velocemente, non c'è tempo per pensare a Dio, non c'è tempo per scegliere Dio. Ma questo è un pensiero che non deve avvicinare Nessuna delle nostre menti, se siamo qui ovviamente, è perché noi abbiamo il desiderio di conoscere il Signore in profondità e in comunione con Lui. La nostra scelta non è una scelta più difficile, magari, della scelta che hanno fatto i nostri primitivi fratelli. Pensavo alla scelta di Noè. Noè visse in una società dove il peccato la faceva da padrone. Tant'è vero che Dio decise di sterminare quella generazione. Noè, costruisci tu un'arca perché? Perché tu hai trovato davanti agli occhi miei il perdono dei tuoi peccati, perché Noè, l'integrità di Noè non era, non possiamo dire che Noè era integro davanti a Dio perché era senza peccato, era un uomo giusto davanti agli occhi di Dio perché aveva riposto la sua fede in Dio e Dio lo aveva giustificato attraverso questa fede riposta in Lui. O pensavo alla scelta di Mosè. Cosa avremmo fatto magari noi? Se pensiamo che la nostra scelta oggi sia difficile perché viviamo in una società che va troppo veloce, in una società che non ha tempo per Dio, cosa avremmo fatto magari al posto di Mosè? Mosè decise di non essere più il figlio della figlia del faraone. Tutto ciò che il mondo con le sue ricchezze era in grado di offrirgli, egli lo mise da parte. Perché? Perché non guardava il mondo con occhi materiali, ma guardava il mondo con occhi spirituali. La sua meta non era di questo mondo, come la nostra meta non deve essere di questo mondo. Egli aveva una meta celeste che gli faceva vedere le ricchezze del cielo essere di gran lunga superiore a tutte le ricchezze che il faraone gli poteva dare. E decise di essere schiavo col popolo di Israele piuttosto di essere un re nel palazzo del re. O cosa potremmo pensare della scelta di Daniele? e dei suoi compagni. Mise a rischio la propria vita Daniele e i suoi compagni, pur di non, di non ubbidire agli editti del re che, che comandava di prostrarsi davanti a un re, davanti a una statua d'oro, piuttosto che invece glorificare Dio in spirito e verità. Ma egli decise deliberatamente, la sua scelta fu quella di non prostrarsi davanti a una statua, decise di non contaminarsi con i cibi succulenti del re, ma di rimanere fedele al suo Dio, che è il nostro Dio. Mise a rischio la propria vita. Per noi oggi è più facile, fratelli, non più difficile. La Chiesa è per, fu perseguitata nei secoli, molti fratelli, molte sorelle. Per fare una riunione come stasera facciamo noi, la facevano in maniera clandestina. Io leggevo che molto spesso strappavano delle pagine della Bibbia, li mettevano in tasca, li leggevano. Quando si riunivano, li scambiavano uno con l'altro, perché perché non potevano portare una Bibbia sotto mano come liberamente oggi facciamo noi. La Chiesa per, fu perseguitata nel corso dei secoli. Noi oggi ci svegliamo la domenica mattina comodamente, facciamo colazione ci vestiamo, prendiamo un bel vestito, il vestito magari della domenica, non lo so. Poi guardiamo l'orologio, oh le dieci, se tutto va bene arriverò alle dieci e un quarto, in ritardo. Questa è un'altra un predica. Il Signore ci libera anche di questo, è importante arrivare nella casa del Signore puntuali, perché se Dio ha programmato benedizioni dalle dieci alle dieci e un quarto, molti li perderebbero. Io non voglio perdere nulla delle benedizioni di Dio. Quindi che il Signore ci liberi. Sono io il primo che... Arrivavo, arrivavo l'ultimo e me ne andavo il primo. Ora faccio al contrario. Gloria a Dio, la gloria sia sempre a Lui. Quindi il Signore ci aiuti in ogni cosa, fratelli. E dicevo che... Qual è la giusta attitudine che noi dobbiamo avere nei confronti del Signore? Cristiani perseguitati ma che facevano la giusta scelta. Uomini perseguitati, ma che facevano la giusta scelta, quella di servire il Signore. Pietro, davanti al Sinedrio, quando gli fu imposto di non parlare del Signore, pena la morte, e gli disse «Cosa conviene fare, ubbidire agli uomini o ubbidire a Dio?». Questa deve essere la nostra decisione, fratelli, ma questo non significa che la nostra scelta che è la scelta di servire il Signore, è una scelta di perfezione. Io stasera voglio dare anche una buona notizia a coloro che non si sentono perfetti: perché nessuno di noi è perfetto. In primo Giovanni, al capitolo 1, se non ricordo male, egli diceva: Se noi diciamo di essere senza peccato, inganniamo prima noi stessi, e la verità non è in noi. Il verso 10 dice: Se noi diciamo di essere senza peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi, ma c'è un verso al centro meraviglioso e quel verso al centro forse è messo al centro non per caso, perché quel verso al centro deve essere al centro del nostro cuore, che quando noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da purificarci e da perdonarci ogni nostro peccato. Gloria a Dio. Questa è una buona notizia che voglio dare a tutti coloro che non si sentono perfetti, perché Dio non è interessato, fratelli, a coloro che si sentono perfetti, a coloro che si, si autogiustificano. Io credo che sforzarsi per vivere una vita di perfezione in qualche modo ti allontana dalla, da vivere una vita in santità. Non voglio essere frainteso che nessuno stasera vada via dicendo Davide ha detto che non dobbiamo essere santi. Noi siamo santi perché siamo stati santificati in Lui, non attraverso le nostre opere, non attraverso i nostri meriti, ma attraverso quella fede che noi riponiamo nel Figlio di Dio. Solo in questo modo noi possiamo essere santi. Noi siamo stati giustificati non per i nostri meriti e non perché conduciamo una vita di perfezione. Perché? Perché il peccato ci alletta. Satana viene attorno a noi come un leone ruggente aspettando chi possa divorare. Noi non vogliamo essere ignoranti sulle macchinazioni di Satana perché noi desideriamo conoscere in profondità il nostro Dio perché attraverso la Sua parola noi abbiamo tutte le armi per poterlo sconfiggere, per non cadere nelle sue tentazioni così come fece Adamo, come, come fecero Eva. Noi desideriamo vivere una vita in santità, secondo quella Sua santità, non secondo la nostra perché noi non possiamo vivere senza peccare. Giacomo diceva che tutti abbiamo peccato. Perché? Perché? Perché colui che ha scritto non uccidere ha anche scritto non commettere adulterio. Quindi se la nostra fede è fondata sulla legge, noi verremo meno. Perché? Perché la nostra fede deve essere fondata sulla grazia di Dio. Egli ci ha liberato anche dalla maledizione della legge. E non sto dicendo che la legge non è buona, perché Paolo diceva che la legge è spirituale, ma noi siamo carnali. Quindi Dio ci ha liberato dalla maledizione della legge, dice la scrittura. Era maledetto chiunque era appeso al legno. Egli diventò maledizione per noi, riscattandoci anche dalla maledizione della legge. Perché la legge venne per aprirci gli occhi al peccato, ma Gesù venne per darci vita e vita in abbondanza, dice la Scrittura. E questo deve essere il nostro desiderio: quello di appartenergli attraverso quel sangue prezioso che egli ha versato. Non attraverso i nostri meriti, ma attraverso i meriti di colui che è morto sulla croce per noi e ha fatto un'opera nuova nella nostra vita. Gloria al Signore. E desideravo leggere anche in, in Matteo, anzi in Salmi, prima voglio leggere in Salmi, perché? Per, perché questo mi fa capire qual è la nostra giusta attitudine affinché noi abbiamo un cuore per il Signore. Questo verso ha riempito il mio cuore di gioia e spero che riempia anche il vostro. In, nel Salmo 139, al verso 23, un Salmo di Davide, noi conosciamo i problemi che ebbe Davide nella sua vita, ma noi sappiamo che Davide era nel cuore di Dio. Il verso 23 dice così, investigami, o oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via inigua e guidami per la via eterna. Questo è un verso meraviglioso perché quando l'ho letto è come se io vedessi Davide accovacciato nelle braccia del Signore. Era come se io potessi vedere la sua testa appoggiata nel suo petto, come un padre amoroso, egli si rivolge a Dio e dice «Investigami, o Dio, e conosci il mio cuore». In poche parole, metti allo scoperto, fai emergere ciò che di me non va, non soltanto quello che gli altri non conoscono, ma anche ciò che io non conosco. A volte ci sono delle cose, fratelli, che neanche noi conosciamo, ma se noi chiediamo al Signore di illuminarci a, per, e di farci conoscere appieno la Sua volontà, noi, come il salmista Davide, potremmo dire provami e conosci i miei pensieri. Io ti voglio appartenere in tutto e per tutto. E questo è il desiderio del nostro cuore, fratelli, stasera. Chi di noi vuole fare appieno la Sua volontà? Io desidero fare appieno la Sua volontà e non sto parlando di una vita perfetta. Fare la sua volontà, ripeto, non significa fare, condurre una vita perfetta. Questa è una buona notizia per chi non si sente perfetto, questa è una buona notizia per chi si sente vulnerabile, questa è una buona notizia per chi non, per chi non si sente autosufficiente, perché Dio non è interessato a questo genere di persone. Gesù stesso disse io non sono venuto per i giusti. Ovviamente la nostra aspirazione deve essere quella di elevarci sempre di più. Ovviamente questo non deve, non, non deve essere per noi la foglia di figo come lo fu per Adamo ed Eva quando si riconobbero nudi, la loro nudità perché il loro cuore non era più puro. Non possiamo nasconderci, non possiamo autogiustificarci attraverso la nostra debolezza e dire ma sì tanto sbagliamo tanto la nostra debolezza ci porta a questo. La nostra aspirazione deve essere sempre più elevata, deve essere sempre quella di assomigliare a Cristo sempre di più. Ma Cristo, fratelli, è interessato alle persone che non si sentono autosufficienti. Non ci sono che due vie. O raggiungere Dio attraverso una giustizia assoluta, attraverso pe l'ubbidienza pedissegua ai dieci comandamenti, e non sto dicendo che i dieci comandamenti non sono buoni, ma o raggiungiamo Dio attraverso l'assoluta perfezione, attraverso l'assoluta e pedissegua ubbidienza ai dieci comandamenti, oppure ci mettiamo sotto la grazia Sua. Non possiamo stare con un piede in due staffe, l'una via esclude l'altra. O noi ci sentiamo autosufficienti, però a questo punto io vi dico che questo ci porterebbe, sono sicuro, a nascondere i nostri peccati. Perché? Perché la Scrittura dice che non vi è nessun giusto, neppure uno. E quindi se noi pensiamo che possiamo raggiungere Dio attraverso la nostra perfezione, questo ci porterebbe sicuramente a nascondere i nostri peccati. Ma egli, abbiamo detto... È fedele e giusto da perdonarci i peccati confessati. Dio non può confessare i peccati che noi teniamo nascosti. Forse noi li possiamo tenere nascosti agli occhi di, dei fratelli e delle sorelle, mostrandoci sempre sorridenti, un viso sempre allegro e magari dentro di noi, non, ho, non, non temete, non ho una camicia strappata sotto. Ma Dio ci conosce in profondità. Egli conosce il nostro cuore, davanti a lui non possiamo bleffare, davanti a lui non possiamo avere una fede finta e se noi nascondiamo i nostri peccati davanti a Dio, noi avremo una fede finta, ma Dio non è interessato alle persone che hanno una fede finta. Dio è interessato alle persone che hanno una fede vera, a coloro, a coloro che riconoscono i loro peccati, a coloro che riconoscono la loro debolezza, a coloro che sono coscienti e consapevoli che... Come diceva Paolo, chi mi libererà da questo corpo mortale? Misero me che sono. Noi conosciamo la, la preghiera del pubblicano e del fariseo. Signore, grazie perché io non sono com'è. Ma il pubblicano diceva, abbi pietà di me. Io riconosco di essere un peccatore, io riconosco di, essere, di avere bisogno della tua grazia. E fratelli, la grazia di Dio non si esaurisce, ma dice la scrittura, si rinnova ogni mattina. Perché non dobbiamo usufruire? Perché non dobbiamo prendere questa misericordia che Dio rinnova nelle nostre vite ogni mattina? Ma ripeto che questo non sia un lascia passare per continuare a sbagliare. Se noi oggi riconosciamo i nostri peccati e i nostri errori, questo ci porti a correggere, a convertire la nostra rotta. Quando noi ci siamo convertiti abbiamo fatto proprio questo. Andavamo a destra e siamo andati a sinistra. Ma se andavamo a sinistra siamo andati a destra, abbiamo convertito la nostra rotta, non possiamo continuare a fare quello che facevamo prima, ma la buona notizia è che tutti coloro che sono travagliati ed aggravati in lui ancora oggi possono avere riposo. Gloria a Dio. E quale deve essere la nostra attitudine, quale deve essere la nostra scelta? Voglio leggere anche in Matteo, al capitolo 13, al verso 44. Matteo 13,44. Noi dicevo scegliamo deliberatamente e dice qui Matteo, di nuovo dice Matteo Gesù in una sua parabola, di nuovo il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo avendolo trovato nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. Ancora il regno dei cieli è simile ad un, mercanto, ad un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Fratello, è questa la nostra attitudine? Siamo disposti a lasciare ogni cosa per il nostro Signore? E non sto parlando di, di scelte assolute, perché non tutti siamo chiamati ovviamente a lasciare ogni cosa della nostra vita per seguirlo e se tu non sei chiamato e fai una cosa del genere ti troveresti nei guai se non hai una chiamata da parte di Dio. Ma qui io credo che il Signore stia dicendo una cosa ben precisa. Quando, il, quando qui la parabola dice che è simile a una bella perla e colui che la trova vende ogni cosa, per acquistarla, significa che se noi abbiamo trovato la perla di grande valore, se noi abbiamo trovato Gesù Cristo nella nostra vita, noi gli daremo il primo posto. Questo è quello che il Signore mi ha messo nel cuore, fratelli. Noi possiamo anche continuare a fare la nostra vita, una vita ovviamente dedicata a Lui, ma non possiamo lasciare al nostro Signore il tempo che ci avanza. Vi parlo per esperienza personale, per tanto tempo pensavo di essere un buon cristiano attraverso pedissequamente seguivo pedisticuamente i dieci comandamenti, cercavo di, di seguire ogni cosa, eppure io non, non mi sentivo, non avevo un rapporto di, diretto col mio Signore. Ciò che mi ha fatto entrare in comunione con Lui è quando mi sono arreso a Lui. Quando gli ho dato il primo posto nella mia vita, quando ho sostituito la mia agenda con la sua agenda, io non ho lasciato il mio posto di lavoro, io continuo a lavorare, io continuo a fare la mia vita, ma Egli è il motivo della mia lode ogni giorno. Io mi sveglio con un canto e mi addormento con un canto, mi sveglio con un verso e mi addormento con un verso e se qualche volta di notte mi sveglio, Egli mette nella mia vita la sua parola. Predico anche di notte a volte, fratelli. Gloria al Signore. Questo è quello che il Signore mi mette nel cuore. Questo significa lasciare ogni cosa per fare la scelta di essere consacrati a Lui. E leggiamo, voglio leggere infine, in Luca al capitolo 5, al verso 27, lo stesso concetto, la vocazione di Levi, un pubblicano, un esattore delle tasse, uno che noi oggi non ameremmo tanto. E dopo queste cose egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, che sedeva al banco delle imposte, e gli disse: Seguimi. Ed egli, lasciata ogni cosa, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua. E una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. Ma gli scribi e i farisei di quel luogo mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo disse loro: Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Io non sono venuto a chiamare ravvedimenti giusti, ma i peccatori. Gloria al Signore. Questo riassume in poche parole quello che abbiamo detto finora. Levi fece una scelta radicale, lasciò ogni cosa per seguire Gesù, perché? Perché in Gesù aveva visto la vita. Tutto il resto, come dice Paolo, era diventato spazzatura per lui. Paolo poteva dire, più conosco il Signore, più non mi interessano le altre cose. Più conosco il Signore e più il mio desiderio è quello di vivere in piena comunione con Lui, in piena armonia con Lui. E se tu compi questa scelta, ti anticipo che ci saranno ah, i farisei del 2014, che ti, diranno, ti sottolineeranno quello che qui hanno sottolineato a Levi. Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Ma Gesù poteva dire... Io non sono venuto per guarire coloro che, sono già, che si sentono già a posto con la loro coscienza. Io sono venuto a guarire coloro che si sentono malati. Come ti senti tu stasera? Se ti senti malato stasera c'è il Signore che ti vuole guarire. Egli ci ha dato ogni cosa, Egli ci ha dato libertà, Egli ci ha dato la salvezza, Egli ci ha dato guarigione attraverso il suo sacrificio alla croce. Egli è morto per tutte queste cose. E noi stasera ne vogliamo approfittare, noi vogliamo dire Signore ristabilisci la comunione che forse ho perso, forse ero in comunione con te, ma a causa del mio peccato ho creato una separazione da te. Ma Gesù dice venite a me voi tutti che siete travagliati gravati, ed aggravati, io vi darò riposo. Se tu vieni a Cristo, egli ti dice stasera io fuori non ti caccerò. Forse qualcuno ti giudicherà, forse qualcuno ti condannerà. Ma a chi vuoi piacere? Agli uomini o a Dio? Egli vuole fare una cosa nuova nella tua vita, Egli vuole trasformare il tuo cuore, se solo tu glielo permetti. Gloria al Signore, alziamoci. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Noi, Signore, ti ringraziamo perché tu sei il nostro Dio. Noi stasera possiamo dire, Signore, quanto a noi, a questa casa, noi abbiamo deciso di seguirti. Noi, questa è la nostra scelta, Signore. La nostra scelta è quella di vivere in comunione con te. Nessuna cosa ci separerà dal, suo, dal tuo amore, Signore. Grazie, Padre, perché il tuo amore ha invaso il nostro cuore. Il tuo amore è venuto dentro la nostra vita come un fiume straripante. E noi, Signore, ti diciamo... Grazie Padre per quello che tu hai fatto nella nostra vita. Grazie Signore perché quello che tu hai fatto in noi sei ancora disposto a farlo per tutti coloro che si arrendono a te. Grazie Padre perché tu sei un Dio d'amore e non neghi il tuo amore a nessuno. Se solo veniamo a te con un cuore puro, con un cuore riconoscente, con un cuore grato, tu sei disponibile Signore a rinnovare il tuo amore ancora oggi. Grazie Padre, ti chiedo di benedire ogni mio fratello e ogni mia sorella in questa comunità. Grazie Padre perché tu ci guidi nelle tue vie e noi diciamo guidaci Signore perché noi desideriamo una cosa sola, l'avanzamento del tuo regno e l'esaltazione del tuo figliuolo Cristo Gesù, colui che è benedetto da ora e in eterno. Amen. Dio ci benedica. Amen.